Beni per un valore complessivo di 50 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna ad esponenti del clan camorristico Puca, attivo nella zona di Sant'Antimo. Si tratta di due discoteche, due centri di benessere, un centro di scommesse, nonché numerosi appartamenti e conti correnti bancari e postali. Identificati ed indagati esponenti di spicco e gregari del clan. I beni sequestrati erano intestati a prestanome, l'operazione è scattata anche nei comuni di Sant'Antimo, Frattamaggiore, Marano, Accesa nel Casertano, a Frosinone, Perugia, Budrio, in provincia di Bologna e Milano. I militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e a un decreto di sequestro preventivo. L'ordine restrittivo emesso per trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'aver agito per favorire l'attività della camorra è a carico del boss Pasquale Puca, 47 anni, capo dell'omonimo clan. All'attuale reggente, il figlio Lorenzo, è un elemento di spicco del clan. L'ordinanza è stata notificata al boss nel centro penitenziario di Secondigliano, dove l'uomo è detenuto poiché è ritenuto mandante ed esecutore dell'omicidio del capo del clan rivale, Francesco Verde, detto Negus, compiuto il 28 dicembre 2008. Durante le indagini coordinate dalla DDA partenopea, i militari dell'arma hanno identificato i capi del sodalizio e individuato numerose altre persone, in particolare 15 incensurati insospettabili che avevano fatto da prestanome ai Puca, acquisendo fittiziamente la titolarità di quote societarie e di un considerevole numero di beni provento delle attività illecite del clan.